Molto grato, lo introduci tu. L'allenatore della Roma è Eusebio Di Francesco. Eccolo qua, Eusebio Di Francesco. Grazie, grazie davvero. Ho detto sinceramente quello che pensavo, insomma, sono molto grato, insomma, è molto colpito anche, non è proprio da tutti. Piacere di conoscerti intanto. Mio. Anche se Fazio tu lo vedi tutti i giorni? Sì, il comandante. Il comandante? Vedi come siamo fatti proprio, vedi, cioè proprio, eccolo qua, guardalo qua Fazio. Quindi tu, chissà, mi sono sempre chiesto, megalomane, ma chissà se mi pensa tu, dico, quando parli con lui. No, ti pensi no. In altra occasione. In altra occasione. Perché, sai che io sarei bravo a giocare. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Non faccio. Ne ho sentiti tanti. Sì, sì. Poi purtroppo mi sono fatto male a un ginocchio, ho dovuto smettere. Sai che è sempre così. Tutti quelli che dicono di essere stati bravi a un certo punto... No, adesso fatti... però, in questo momento, conosco tanti allenatori. Sì. Tantissimi. Tanti che danno consigli. Sì. Ma quanto ti gira... Non qua, aspetta, in italiano, come si dice. Quanto ti girano le balle quando ti danno tutti i consigli sulla formazione? No, non mi infastidisce assolutamente perché... Ecco, infastidisce, grazie, sì. Perché non è, fa parte del calcio, è anche un po' la bellezza che tutti si vogliono sentire importanti o perlomeno si sentono anche nelle vittorie, te l'avevo detto io. Quando perdo non me lo dice mai nessuno, però devo dire che ci sono anche degli ottimi consiglieri, dai. Senti, beh, un anno questo importante, difficile anche perché poi senza Totti si pensava... che fosse un anno molto complicato per la Roma, insomma, quindi hai preso una squadra in un momento duro e quello che è successo con la Romantada ormai, secondo me, è stato uno dei momenti più belli degli ultimi anni del calcio italiano. Oggi la Roma lotta per uno dei posti disponibili in Champions League, no? Quindi, insomma... Sì, in campionato sì, ma credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Però sono venuto volentieri qua anche per lanciare un messaggio, nel senso di dire che io ci credo, no? Qua si mandano hashtag un po' in tutti i sensi perché credo che questa squadra ha fatto già due gare veramente importanti in Europa, arrivando alle semifinali, cosa difficilissima, però è un po' il mio modo di pensare, di non accontentarsi mai, per quello vogliamo credere in questa rimonta. No, io ho trovato che in questa... dichiarazione dell'allenatore della Roma, dico della Roma, cioè di una squadra davvero importante che è la storia del nostro calcio. Ecco, quando un allenatore di una squadra così importante dice una cosa così, se mi permetti, semplice, cioè che riporta proprio ai primari del gioco, no, del calcio. Cioè, se non ci crediamo che ci andiamo a fare? Cioè, dopo la sconfitta pesante con Liverpool, tu hai fatto una conferenza post partita che io ho trovato esemplare. Ci siamo permessi poi di disturbarlo, devo dire che la Roma ha aderito carinamente immediatamente all'invito. Allora, guardiamo le tue parole di quella sera. Nella storia della Roma è la prima volta che arriva in semifinale di Champions, è arrivato in finale nell'80 e passa, non lo so, nel senso tante abitudini a queste partite non ci sono, però questo è un momento di crescita e poi ribadisco per l'ennesima volta che non è finita. Non è finita, l'abbiamo già dimostrato in passato. Per quello chi non ci crede, per me può stare a casa, ma anche sopra gli spalti, in generale. Per quello ci dobbiamo credere, perché è giusto crederci. Adesso siamo tutti rammaricati. Io sono il primo, perché mi sento il primo colpevole di questa sconfitta, in semifinale però di Champions. Oh, unica italiana, eh? Unica squadra italiana in Champions. Orgoglio. Bravo. No. Volevo sottolineare in particolar modo il pessimismo che regna nel nostro mondo, ma un po' in generale, sì, nella vita, no? E invece io sono ottimista. E credo che bisogna cercare sempre di poter, passando anche da errori, come sono stati fatti, ma fa parte del calcio, perché alla fine, hai detto benissimo te, bisogna portarlo un po' alla realtà, quella che è uno sport, una gioia da vivere insieme. Poi è normale che per me è una professione, un lavoro e devi essere attento a tante altre dinamiche. Senti, per non eludere il problema, a Liverpool è successa un'altra cosa purtroppo non nuova, cioè gli scontri fuori dallo stadio, cioè questo tifoso Liverpool, Sean Cox, gravissimo. Immagini purtroppo a cui siamo abituati, di scontri, di violenze. E oggi il vostro presidente, Pallotta, ha detto una cosa, secondo me,
e anche questa in questa occasione di una chiarezza difficile, perché nel mondo del calcio mettersi contro gli ultra, mettersi contro, cioè rifiutare una certa tifoseria violenta non è da tutti, ma ha detto è ora di smetterla, sono dei criminali, basta, sono come la mafia, cioè bisogna prendere le distanze da loro come dalla mafia, cioè è un crimine, fine, non ci può essere tolleranza, oltre al fatto che questi tifosi, insomma sedicenti tali, il primo danno lo fanno alla squadra, qualunque essa sia. Condivido pienamente, sono innanzitutto contrario a ogni forma di violenza, partiamo da questo presupposto. Per di più una minoranza, bisogna anche dire, di questi personaggi che non hanno niente a che vedere per me con il tifo, con la passione, con l'amore che per lo sport, che possono andare a rovinare l'immagine, vi assicuro, di una tifoseria grandissima, sotto tutti i punti di vista, perché io prima di tutto non sono attualmente allenatore della Roma, sono stato anche un calciatore della Roma, ho avuto la fortuna di conoscere una tifoseria così appassionata che... Sì, una critica, un fischio, ma è la prima a sostenerti, perché quello è un messaggio importante ed è una tifoseria che l'ha sempre fatta e sono convinto che lo rifarà anche mercoledì. Ma detto questo, sono totalmente d'accordo e contrario a ogni forma di violenza, sono da allontanare tutti questi tifosi. Ma per tornare al calcio, ai momenti incredibili che ci avete regalato, torniamo a sognare parlando del 10 aprile, no? Di quel tifo meraviglioso, invece quello sì, quello che si è visto a Roma, lo stadio è fuori quella sera. Guardate queste immagini che abbiamo messo tutte insieme, proprio della gioia vera dei calciatori in campo e quello che poi è successo fuori. Intanto tutti i giornali, titoli... No, che non capita tutti i giorni, no, di leggere, eccoli, guarda qua, ridicolo, imperiali, Roma nel mito, Roma tal. È una cosa che mette allegria solo a leggerli, no? Sinceramente non li ho guardati io. Perché... guardali adesso però. Questa è la forza, no? Nel bene e nel male, guardare avanti in maniera differente, non... andare dietro magari all'esaltazione e poi magari alla disperazione. Ma qui adesso ti offendi se ti faccio vedere delle immagini di quella sera? Assolutamente. La romantata la vogliamo vedere insieme per festeggiarti, per dirti grazie, perché comunque vada quella cosa non è da tutti, anzi quasi è di pochi e c'è già stata. Allora riguardiamola insieme al mister, vai. Che serata, ma sta partita bomba davvero, per farmi fermare. Grazie Roma, che ci fai piangere, abbracciarci ancora. Tutti insieme a sognare, e se si è fatto una volta si può fare due, come dice il mister, saremo tutti lì a fare il tifo. Poi realizzare sogni è un po' la tua caratteristica, no? Col Sassuolo, la storica qualificazione ai preliminari di Europa League, no? Ma io credo che la cosa più bella di queste immagini, ma un po' in generale di quello che mi spinge a fare questo lavoro e la passione, e trasmettere gioia e queste soddisfazioni, vedere la gente gioire è la cosa che mi riempie più di orgoglio. Se voi vedete anche dalle immagini, io non mi vedo nemmeno,
in tutto quello che avete visto, perché mi piace poi lasciare spazio agli altri e poterle magari trasmettere. È un po' il senso della mia vita in generale. Sì, ridevo per non per quello che hai detto, ma per questa, diciamo, poco composta manifestazione di gioia di questi miei amici. Allora, guarda questa parte, vedi dietro, guarda qua. Senti, ma infatti tu volevi fare il corridore, volevi correre in bicicletta, volevi essere solo. Sì, ho iniziato... Il tuo mito era Moser. Perché mia mamma è trentina, eh. E allora da quelle parti, capito, le origini mi hanno spinto a vedere il ciclismo, le classiche gare Moser contro Saronni, no? E io tifavo giustamente per il Trentino, avendo mia mamma di quelle origini. Poi mi piaceva tanto il ciclismo, di cui era molto appassionato mio padre, ho provato, ma alla fine ha prevalso fortunatamente il calcio. Senti, hai giocato come centrocampista nell'Empoli, nella Lucchese, nel Piacenza, nell'Ancona, nel Perugia, con la maglia della Roma hai vinto lo scudetto del 2001, in totale 517 partite, 50 gol e indossato 13 volte la maglia della nazionale. Questa volta ti vediamo perché le immagini che abbiamo preparato sono solo su di te. Prego. L'ultima è la più bella. Sì. Senti, poi il tuo nome arriva dall'attaccante portoghese Eusebio, no? Perché sì, tuo papà sì. Era un suo... Estimatore. Estimatore. Poi è andato mia mamma, io mi devo chiamare Luca, però siccome è andato lui all'anagrafe una volta si faceva così... E infatti ti chiami Eusebio Luca. Eusebio Luca. Il codice fiscale è complicato. Meno male, mi ha salvato da tante altre situazioni di omonimi. Cioè, perché? Non lo possiamo dire qua, però... No, no, ma il codice fiscale lo sai? È ovvio. Come fa? IFRLSC... 69P08, veloce, no? Ammazza. G482O. Piacere, FZA, FBA, 64, S30, I482. Ma che bello! Ma a memoria! Senti, tu hai avuto come allenatore, fra gli altri, anche Zeman. Sì. Che consideri un maestro, un mentore, in tutto tranne che nella preparazione atletica. No. Perché l'ho fatta e ne sento ancora addosso le fatiche. Devo dire che sei sopravvissuto. Ha una grandissima cultura del lavoro. A volte si eccedeva nel fare tante volte i 1000, i 3000. È un duro lavoro che adesso si fa molto meno. Però ti faceva ridere anche? Tantissimo, ma ancora mi fa ridere. Cioè che fa per farti ridere? Oh, quando viene a cena, il suo modo, la sua pacatezza, il suo modo di... Di parlare, sì, qualunque la cosa, sua ironia. Sì, qualunque cosa accada, lui è non riesce. Impeccabile. Sì, beh, anche tu sei impeccabile invece nell'eleganza, sei un allenatore molto elegante. Sono attento. Eh? Sono attento. Molto attento, no? Molto, molto cool, molto. Sì. Dillo te. Cosa? Cool. Ah, ma cool si può dire, non è una come cosa. No? Cioè, no, era un complimento, non mi sono mai permesso. No, senti, se no poi se ti faccio questa domanda, si arrabbiano tutti. Ancelotti ha rifiutato la panchina della nazionale, adesso si dice di Mancini. Tu hai una tua idea che puoi dire in televisione o no? No, no, va bene quello che hai detto te. Secondo me sono gli allenatori più indicati per questa nazionale. No, ma Ancelotti ha detto di no, che non è disponibile. Non lo so se ha detto di no, io ci credo poco, alla fine magari potrebbe venire fuori qualcosa di nuovo. Ragazzi, ma visto che c'è Billy Costa Curta di mezzo, che magari conosce. Dici che potrebbe convincerlo. Senti, una curiosità, tuo figlio, no? Che gioca nel Bologna, ma quando giocate contro?
Mi nasconde la formazione, troppo furbo. Ma è strana sta cosa. Guarda questa foto, e quello guarda e dice, ma guarda, no, non questa, dietro di te. Guarda, ce n'è una qui, dice, guarda, ma guarda chi c'è, guarda chi dovevo trovare qua. Sai, come tipo quando giochi a calcio, no? Che rivuole la palla il bambino che tu glielo togli, un po' simile. Senti, Juve o Napoli, come la vedi? Beh, dopo la partita di oggi, ti pare credo che sia chiusa, chiusa, no, ma è favorita la Juve. Beh, favorita... Anche se la Juve deve venire a giocare da noi. Apposta, perché voi siete determinanti adesso. Potreste essere determinanti. Sì, ma per noi stessi, non per gli altri. No, ci mancherebbe altro, certo, per noi stessi. Anche perché c'è sempre il famoso posto in Champions, appunto, da conquistare. Io non, cioè, non ti voglio dire niente. So che c'è anch'io ho pensato un pensiero... Cioè, tu hai una cosa per me? Sì. Prego, dimmi, io sono grazie, ti sono molto grato. E quella scatola... Messo. Ragazzi, l'allenatore della Roma che mi ha portato un regalo. Ho pensato un nome a caso, visto sì. Che... Ma è la sua, di Federico? Sì. No, è la tua questa. È la mia adesso, ovvio. Ma è la sua. Ma puoi anche mettere... Ragazzi, è di Federico. Nel caso dovesse mancare lui, tu puoi entrare in lista. Ma certo, io ti sono grato. Ora, è strana sta cosa, abbiamo avuto... No, anch'io ho pensato una cosa per lui, se gliela puoi dare da parte mia. È la mia... Grazie. Ti la giro volentieri. Grazie molte. Facciamo una... Guarda qua che bella foto, eh? Oh, ciascuno la maglia che si merita. Devo stare attentissimo per salutarti. Io vorrei dire però in bocca al lupo, si può dire? Assolutamente sì. Con tutto l'affetto e a loro in bocca alla lupa. Nel sesso magnateveli proprio. Grazie. Forza Roma, arrivederci. Grazie a Eusebio Di Francesco.